Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi vediamo la FR Sky Taranis X9D Plus. Non è la versione normale, ma la versione SE. SE sta per Special Edition, ma come vedremo adesso si addice di più a Superior Edition. Come al solito nella descrizione di questo video troverete il link per un eventuale acquisto, però dovete stare attenti alle scelte che dovete fare. Per esempio, io ho scelto la versione senza X8R. Come potete notare, il mod 2, e questa è una cosa molto importante: se pilotate in mod 2, ricordatevi di cliccare sul mod 2, altrimenti vi arriva la versione con mod 1 e dovete smontare la radio e cambiare la molletta da destra a sinistra. Poi ovviamente è semplice cambiare da un modo all'altro tramite il firmware. Ecco, state attenti a questa cosa. Adesso apriamo la scatola e vediamo cosa c'è dentro. Non vi nascondo che non l'ho aperta per la prima volta perché non sono riuscito a resistere, e a mia sorpresa è arrivata in questa borsa. Non è una valigia rigida come al solito, ma è una valigia, come potete notare, molto bella. Mi piace tantissimo, davvero. E direi che è perfetta per portare questa radio in giro. Apriamo la valigetta, vediamo il contenuto e wow, è bellissima. La prima cosa che possiamo notare è lo skin di questa radio, che è molto particolare. Non è lo skin grigio standard della radio, e potete scegliere tra tre skin. C'era uno in carbonio e questo e un altro, non mi ricordo. Comunque, questo aspetto estetico sì è bello, ma questa radio, a differenza della Taranis standard, ha delle cose molto interessanti e che giustificano, secondo me, l'acquisto di questa piuttosto che l'altra, anche se c'è una piccola differenza di prezzo da pagare. La mia versione è la Blazing School. Ha questo bellissimo colore rosso fuoco con un teschio sopra. Bellissimo, mi piace tantissimo. Come potete notare, gli stick vengono con queste protezioni in plastica, che sono molto importanti perché la valigia non è rigida, quindi potrebbe anche schiacciarsi e danneggiare la radio. Invece con questi qua protegge sia gli stick, ma anche protegge i nostri switch, perché un'eventuale pressione non arriva agli switch. Vedete che l'altezza è più o meno come gli switch. Nella scatola arriva un manuale di istruzioni breve. Questo manuale di istruzioni non comprende tutto su OpenTX, ovviamente, ma comprende delle cose importanti sulla radio. La radio che mi è arrivata è con un firmware non EU, quindi andrò ad aggiornare il firmware alla versione LBT o EU, e il come lo vedremo in un video a parte che farò nella serie di tutorial sulla FR Sky. Troviamo anche una serie di adesivi che possiamo attaccare alla radio o a qualcos'altro, non lo so. E abbiamo anche la lista di cose che sono comprese nel pacco. Nella scatola troviamo anche una serie di adesivi che possiamo attaccare sugli switch per assegnarli il nome, per esempio switch A, switch B, potenziometro S1, eccetera eccetera. Ecco, purtroppo per attaccare questi adesivi dovete smontare la radio, smontare questi anelli del potenziometro e degli switch e infilarli dentro. In teoria potete anche strapparli leggermente e infilarli sotto, però se volete fare un buon lavoro dovete purtroppo smontare la radio. È un peccato, perché sarebbe stato molto meglio che dalla fabbrica avessero già messo questi potenziometri. D'altra parte, magari qualcuno non vuole rovinare l'aspetto di questa bellissima radio mettendo questi adesivi, e riconosce già i suoi potenziometri. Ci danno anche l'antenna, e questa è una delle prime differenze tra questa versione SE e la versione standard. Perché? Perché praticamente abbiamo la nostra antenna rimovibile, quindi possiamo eventualmente
mettere un'antenna con guadagno maggiore. Una cosa molto importante da sapere sulle antenne a guadagno maggiore è che l'antenna a guadagno maggiore non è che vi dà cioè prende gratis questo guadagno, ma al posto di darci una palla dove possiamo volare simmetricamente, più o meno simmetricamente, attorno alla nostra antenna, leggermente di meno diciamo dove punta la nostra antenna, ecco, avremo una forma a ciambella più schiacciata, quindi se vogliamo sopra di noi perdiamo il segnale molto facilmente, invece se vogliamo in orizzontale, quindi distante da noi, guadagniamo questa distanza. Quindi questa cosa è da riconoscere e capire bene prima di modificare e mettere un'antenna differente da questa. Questa modifica infatti l'hanno fatta in tanti sulla Taranis standard, quindi hanno aperto la Taranis, hanno fatto una saldatura eccetera eccetera, messo un cavo e fatto questa modifica. Questa operazione non è facile, quindi è facile sbagliare, specialmente per chi non è bravo nella saldatura, e alcune persone per esempio hanno bruciato la loro Taranis facendo questa modifica. Ecco, questa modifica e altre, come vedremo, è già compresa in questa radio, quindi non dovete modificarla, ma è già stata fatta con tutte le modifiche più belle che la gente ha fatto. Continuiamo a vedere cosa c'è nella scatola. Abbiamo il nostro diciamo carica batterie con una presa americana, non è una presa italiana, però fuori dal pacco c'era già un adattatore che mi era arrivato con la radio. L'ultima cosa che troviamo nella scatola, anzi nella valigia, questa cintura per appendere la radio sul collo, marchiata FR Sky, è bellissima. Ecco, nella cintura abbiamo anche questo bilanciere che dovremmo mettere in questa posizione e poi diciamo scegliere il buco adatto per bilanciare bene la radio quando la appendiamo al collo. Perché bilanciare la radio? Perché abbiamo la possibilità di cambiare la nostra batteria, che arriva con una batteria al nickel metal idruro che vedete installata già nella radio, però potete cambiarla e mettere una batteria a 2 o a 3 celle, potrebbe essere una batteria lipo o anche l'IFE. Ecco, non so se riuscite a vedere, qua sul bottone di accensione troviamo un pezzo di scotch così da proteggere la radio da un'eventuale accensione accidentale e quindi esaurire la batteria. Infatti se accendiamo la radio ecco, notiamo che la batteria è già attaccata e funzionante, e la seconda cosa che potete notare è il volume molto più alto. Questa è una differenza, una seconda differenza tra questa Taranis e la Taranis con edizione normale. Ma la modifica o la differenza più importante secondo me tra questa versione e la versione normale sono gli stick, che come potete notare qua abbiamo degli stick molto più belli, sia come aspetto ma anche come presa dello stick. È molto più facile, diciamo, e si attacca molto bene, meglio rispetto all'altra versione, specialmente per chi utilizza i due pollici. Ecco, per chi come me che utilizza quattro dita per pilotare, e la forma, diciamo, la fossa qua degli stick non è molto comoda. Infatti se non allungo tantissimo lo stick, anche se lo allungo diciamo a metà, se devo andare verso destra per esempio, il mio dito tocca contro questo bordo e perciò non è molto comodo, bisogna allungare tantissimo lo stick per riuscire a pilotare meglio. Diciamo che in confronto alla FR Sky Horus gli stick li trovo molto comodi perché non hanno questa fossa qui. In realtà questa parte dello stick non è la modifica importante che riguarda gli stick, ma praticamente il meccanismo con il quale funziona lo stick è la cosa più importante. Infatti hanno modificato e hanno aggiunto gli stick M9, che troviamo anche sulla FR Sky Horus, che sono magnetici a differenza degli stick standard della FR Sky Taranis Plus normale. Ecco, qual è la differenza tra quelli magnetici e quelli standard a potenziometro? Praticamente
quelli standard a potenziometro abbiamo una spazzola che cammina su un metallo, e camminando su un metallo, a seconda del movimento del nostro stick, va a cambiare la resistenza, e così da diciamo questa resistenza viene misurata, e la misura diciamo dà il livello dello stick. Cosa comporta avere delle spazzole? Come i motori a spazzola, la differenza tra motore a spazzola e motore brushless, praticamente abbiamo due differenze. La prima differenza fondamentale è il consumo. Ecco, avendo questa spazzola che cammina sopra il metallo, man mano si consuma, si rovina, e quindi chi ha di voi già la vecchia Taran sa già che dopo un anno o due dovrebbe cambiare gli stick. Ecco, se dovete farlo, vi consiglio di mettere questi stick M9 a magneti, perché praticamente non toccando all'interno, diciamo la parte interna dello stick con la parte esterna, non tocca niente, quindi cammina libera, non si consuma. La seconda differenza, che è molto fondamentale, e sinceramente io pilotando per un po' utilizzando la FR Sky Horus l'ho notata tantissimo, ecco, abbiamo una precisione maggiore, ma soprattutto abbiamo una risoluzione maggiore dello stick. Ecco, questa cosa io l'ho notata tantissimo, veramente all'inizio pensavo che c'è stata una differenza quando ho cambiato da un quadricottero all'altro, però ho provato a pilotare con vari radio lo stesso quadricottero e ho notato veramente tantissima differenza. Ecco, questa differenza di risoluzione è veramente difficile da descrivere, però sicuramente se la provate ve ne accorgete. Un'altra differenza tra questa radio e la versione normale sono gli switch. Sono degli switch nuovi. Anche questo è difficile da descrivere, però ve lo descrivo così. Praticamente la sensazione che danno è praticamente che sotto non c'è qualcosa di leggero. Per quanto riguarda la versione normale, quando passa lo switch da una posizione all'altra, sentite qualcosa sotto di leggero, invece qua passa, rimane nella posizione e si sente che c'è qualcosa di pesante che lo tiene sotto, non lo so, comunque dovrebbero essere migliori, è difficile da sapere adesso. Come la versione normale abbiamo 6 switch a 3 posizioni, uno a 2 posizioni che io utilizzo per esempio per armare i motori, e uno switch a scatto. Questo switch qua di solito è un motor cut o anche uno switch per il trainer. Abbiamo due potenziometri qua e abbiamo anche due potenziometri, uno qua e uno qua, che sono molto comodi per esempio per impostare i PID in volo. Sulla radio qua abbiamo l'entrata del trasformatore della radio per caricare la batteria, perché all'interno c'è un circuito che carica le batterie al nickel metal hydrure. Attenzione, se mettete una batteria ai polimeri di litio o anche agli ioni di litio o l'IFE, ecco, non potete caricarle tramite questo connettore, altrimenti rischiate di farla esplodere. Per quanto riguarda questa parte qua, esattamente come la versione normale, abbiamo un modulo che trasmette con un altro protocollo o anche per esempio con un'altra banda, per esempio il 433 MHz. Abbiamo anche la possibilità di inserire dentro, come abbiamo visto, dei moduli multiprotocollo per comandare anche diciamo dei velivoli ready to fly, quelli piccolini che vediamo di varie marche, per esempio Sima, JJRC, eccetera eccetera. Abbiamo qua l'entrata mini USB e abbiamo anche il jack da 3,5 per eventualmente ascoltare la musica, o anche nella versione precedente era molto utile per ascoltare gli avvisi della radio, perché nella versione precedente o la versione normale il volume diciamo dell'altoparlante non è molto alto come questa, cosa che è veramente utile specialmente quando il modello è vicino a noi o il modello rumoroso, così da non farci sentire gli avvisi. Tra l'altro questo volume alto che avete sentito è a metà, quindi si può aumentare molto di più dalla radio. Proviamo ad aumentarlo, vediamo che
volume abbiamo, ecco, questo è il massimo, usciamo e proviamo a... Ecco, il volume è veramente alto. Qua abbiamo invece l'entrata o l'uscita per il cavo trainer o eventualmente anche per attaccare questa radio al simulatore. Ecco, chi segue il canale sa già che non ho mai recensito la FR Sky Taranis Plus da sola, e questo perché è la radio più famosa, è stata recensita più volte da tantissimi canali YouTube, da tantissimi forum, eccetera eccetera, e si sa che la FR Sky Taranis non ha eguali, sia per il prezzo, per l'hardware, per il tipo di trasmissione, la sicurezza della trasmissione della radio, ma anche per il software OpenTX, perché il software OpenTX vi permette, per chi non lo sa, di avere delle opzioni e delle funzioni infinite, veramente infinite, e quindi con una radio del genere, con questo software, non avete limitazioni. E ho sempre detto che chi ha la possibilità vuole continuare o ha intenzione di continuare in questo hobby, questa radio è quella che raccomando. Quello era la versione precedente. Ecco, chi ha intenzione di acquistare la FR Sky Taranis Plus, gli consiglio di acquistare piuttosto questa versione, che è la SE, che io chiamo Superior Edition, piuttosto che la versione normale. Costa leggermente in più, però vale veramente la pena. Come al solito, se avete delle domande lasciatele giù nello spazio commenti, vi rispondo appena possibile. Se non siete ancora iscritti, cliccate su questa pallina qua per iscrivervi ed essere aggiornati sull'uscita del nuovo video. Grazie a tutti e ciao, alla prossima.